Buongiorno, io sono Vincenzo Moretti e a proposito di lavoro ben fatto sono dell'idea che chi arriva in orario non debba aspettare, sono quelli là che arrivano dopo che si perdono delle cose. Le cose che vi racconto vengono mandate in diretta streaming. Per cui se voi siete venuti qui solo per ascoltare, lo potete fare pure dopo, più tardi, più comodamente, perché diciamo non funziona. Funziona se noi abbiamo un lavoro da fare assieme. Io spero che alla fine di questa mia mezz'ora e poi delle chiacchiere che faremo assieme, io se riesco mi limito anche a 25 minuti perché vorrei che voi raccontaste delle cose, noi diciamo proviamo a mettere su un percorso, un lavoro che anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane ci vedrà, ci potrà vedere impegnati, collegati, linkati assieme. Il titolo del mio speech è il manifesto del lavoro ben fatto. Prima cosa, cercatelo su internet, Moretti, manifesto del lavoro ben fatto, e se vi piace fatelo girare, soprattutto firmatelo, poi man mano vedremo perché. Io vi leggo i primi tre articoli, li potete vedere. Qualsiasi lavoro, se lo fai bene, ha senso. Il secondo dice: nel lavoro tutto è facile e niente è facile. È lavoro, è questione di applicazione. Dove tieni le mani devi tenere la testa, dove tieni la testa devi tenere il cuore. Il terzo dice: ciò che va quasi bene non va bene. Quando racconto questa cosa qui agli studenti all'università, ai ragazzini delle scuole, certe volte ai manager delle aziende, pensano che è una cosa che viene dagli Stati Uniti, che è una cosa che viene da chissà quale guru dell'economia o del mondo internettiano. Questa scritta qui, ciò che va quasi bene non va bene, era scritta fuori sulla soglia di botteghe, di idraulici, di falegnami, di un paesino in provincia di Salerno, Sarno. C'era questa scritta: ciò che va quasi bene non va bene, sotto spesso pane e lavoro, che è una cosa diciamo fortissima, che veramente colpisce molti, colpisce tutti. Se switchiamo, se passiamo sull'altra cosa, io sostanzialmente racconto di sei persone che sono molto diverse tra di loro. Comincio con mio padre, Pasquale Moretti. Mio padre era un operaio, era una persona del 1930, durante la guerra, insomma, non aveva fatto le scuole, alla scuola non era istruito, a 10 anni aveva cominciato a fare il muratore, poi è diventato un operaio elettrico. Mio padre a un certo punto della sua vita, io avrò avuto 11-12 anni, una sera mi prende in seguito a una discussione con un suo caro amico sul lavoro e mi spiega che ci sta una differenza fondamentale tra il lavoro preso di faccia, quello fatto con rigore, con amore, con passione, e il lavoro fatto a meglio, cioè il lavoro fatto tanto per fare, tanto per far passare la giornata, senza interesse, senza impegno. E il mio approccio con il lavoro ben fatto inizia così, inizia con mio padre. A un certo punto, avrò avuto già 15-16 anni, inciampo in Cesare Pavese, La Luna e Falò, nudo che dice ad Anguilla: l'ignorante non si conosce mica dal lavoro che fa, ma da come lo fa. Guardate che cosa meravigliosa, il parametro, io laureato, le cose, i titoli, l'inglese, cioè tutta questa roba qui,
che si riparametra rispetto a mio padre, che usava la D al posto della T e usava la G al posto della C. Però papà mio, quando preparava una parete, prima di pitturarla, dopo che ci aveva messo la tonachina, ci passava la mano, così. E io gli dicevo: papà, ma con queste mani callose, ma che fai con questa mano vicino al muro? E lui rispondeva: se il muro non è come dico io, non lo pitto. E Cesare Pavese mi riconnette con la cultura di mio padre, perché mio padre non fa niente che non sapeva parlare in italiano corretto, però era una persona colta, perché da come faceva il suo lavoro, dice Nuda d'Anguilla, ok? Era una persona colta, era una persona sapiente, come la persona che mi ha detto la seconda cosa del manifesto, un uomo di oltre 90 anni, un ebanista, che mi ha detto quella cosa: professore, voi per fare bene un lavoro, dove avete le mani dovete avere la testa, dove tenete la testa dovete avere il cuore. Più avanti inciampo in Primo Levi. Primo Levi, in una conversazione con Philip Roth, che in questo post trovate linkato e che è bellissima, consiglio a tutti di leggersela perché è meravigliosa, a un certo punto racconta del muratore che gli ha salvato la vita e gli spiega a Philip Roth, gli dice: questo muratore odiava i tedeschi, odiava la lingua tedesca, odiava tutto quello che era tedesco. Eppure, quando i tedeschi gli dicevano tira su un muro, lui lo tirava su bello dritto e forte. E poi aggiunge Primo Levi: non lo faceva per i tedeschi, lo faceva come rispetto verso di sé e verso il proprio lavoro e verso la propria professionalità. Vedete come in una condizione estrema, schiavistica, sostanzialmente Primo Levi ci dice che anche in una condizione estrema non c'è altro modo di fare una cosa che farla bene. Ricordiamoci un attimo, perché poi ce ne torniamo. Steve Jobs, nella biografia scritta da Walter Isaacson, uguale, porta Isaacson alla casa del padre adottivo Paul e gli spiega che il padre gli ha inculcato l'idea che bisogna fare bene anche le cose che non si vedono, tipo il retro di una staccionata o il retro di un armadio. Anche qui poi il mito dice che Steve Jobs, gli ingegneri della Apple, li faceva impazzire perché dovevano fare perfette anche le cose che stavano nelle scatoline, che non si vedevano, lo racconta anche Isaacson nel libro. Però in qualche modo, vedete, quest'idea che deve essere bello e deve essere fatto bene anche la parte che non si vede, vedete anche qui, cioè parliamo di Steve Jobs, parliamo di un grande della contemporaneità, parliamo di una persona che di fondo, con tutti i difetti, diciamo insieme ai pregi che aveva, perché come tutti gli esseri umani abbiamo pregi, abbiamo difetti, e anche lui ne aveva di difetti, però questa cosa qui del padre gli è rimasta inculcata, gli è rimasta dentro. Dopodiché mi chiama Donatella Trotta, lei è una giornalista, stava scrivendo una cosa per una rivista, lei è una giornalista del Mattino. Sostanzialmente a un certo punto dice che è una cosa che ha raccontato in questo libro che trovate linkato, La voce del fiume, c'è una donna che pulisce i gabinetti, i cessi, e questa donna qui, dopo che ha finito di pulire, lascia un bigliettino e dice: mi raccomando, abbiatene cura, che questo è il mio posto di lavoro e io ci tengo. Infine Luigi Cozzella. Luigi Cozzella è il salumiere che ho sotto casa e a volte vado lì a farmi un panino, e osservando lui, come dire, l'approccio che ci aveva a questo fatto di fare il panino eccetera eccetera, a un certo punto decido di raccontarlo. Lui all'inizio neanche ci crede, dice: ma professore, voi volete raccontare me, io vi faccio i panini. Dico: Luigi, tu non ti preoccupare, comincia a dirmi delle cose. A un certo punto arriva a questo punto qua, nel quale sostanzialmente dice:
Guardate, non è che, poi, che perché io non faccio, non sono un chirurgo e non faccio gli interventi a cuore aperto, o non sono un architetto e non progetto palazzi, significa che il mio lavoro non vale. Perché un banino è un banino, queste sono proprio parole sue, sono bellissime. E se lo fai bene, è bello uguale. Uno lo mangia e dice questo è un banino fatto come si deve. È una cosa seria. Cioè, guardate, ma questo ti cambia la vita, eh? A stare 10 ore, 9 ore in un posto e lavorare così, o stare 9 ore, 10 ore in un posto e lavorare come uno sfigato, cioè ti cambia la vita. Poi naturalmente ci stanno questioni di diritti da rispettare, ci stanno questioni di, come dire, di modi di lavorare, ci stanno questioni di diritti e di doveri. Nel manifesto le troverete tutte queste cose. Però di fondo io voglio insistere su questo aspetto qui. Io che cosa mi sono messo in testa di fare? Perché sono venuto qui? Io sono venuto qui, perciò all'inizio vi ho detto ci abbiamo da lavorare, ci abbiamo da fare un lavoro insieme, perché io ci credo, cioè, ma non è che ci credo veramente, io ve lo dimostro. Poi naturalmente in ognuno di voi la scelta di continuare su una strada o di prendere un'altra strada. Allora, fare bene le cose ha senso, ha senso. Sempre mio padre diceva, quando fai bene una cosa, la sera quando metti la testa sopra il cuscino sei contento. Fare bene le cose dà senso alla cosa che hai fatto. Chiunque di noi mette un chiodo e lo mette bene, guardate, vale per tutto. Quando si fa una sedia o quando si progetta il centro direzionale di Tokyo o quando si fa l'Harbour Bridge a Sydney, è uguale. Dal punto di vista dell'approccio è uguale, vale sempre. Fare bene le cose, l'abbiamo visto con il muratore di Levi, l'abbiamo visto con Nute e Anguilla, dà senso alle vite, alle nostre vite. Fare bene le cose è bello, ma è bello veramente, ma chi di voi, dopo, quando ne parliamo, ma voglio dire, ma chi di voi è stato contento se ha fatto, come dire, ha cercato di mettere a posto una sedia e dopo si è seduto sopra e la sedia si è rotta? Cioè, se uno fa una sedia, dopo si vuole sedere sopra e vuole dire, ah, com'è comoda sta sedia, ah, che bel lavoro che ho fatto. Cioè, tu te lo guardi, no, questa cosa qui di guardarsi il lavoro che si fa, di ritornarci su, di dire questa cosa qui l'ho fatta io, sono stato in grado di pensarla, di realizzarla. Fare bene le cose, guardate che è giusto. Ma vi dico una cosa che è talmente forte da sembrare banale, ma vi assicuro che non è banale. Se c'ho un piccolo problema e vado in ospedale, se il medico fa bene il suo lavoro, se l'infermiere fa bene il suo lavoro, se tutte le persone, le persone che stanno alla reception fanno bene il loro lavoro, se tutti fanno bene il loro lavoro, io esco da lì in forma, con il mio problema risolto e non ci stanno complicazioni. Guardate, se ognuno fa bene quello che deve fare, tutto funziona. Cioè è così, cioè se uno pulisce una strada e la pulisce bene. Richard Sennett racconta in un libro bellissimo che si chiama Rispetto, racconta dello spazzino londinese che il lunedì mattina, la domenica lì non c'è lo spazzino che va per strada, almeno ai tempi in cui lui ha scritto il libro, lo spazzino londinese che la lunedì mattina che fa? Pulisce il suo pezzo di strada, che è un poco più sporco perché non ci ha passato per due giorni, e poi si fa tutta la strada a ritroso, il pezzo di strada che ha pulito, e se lo fa a ritroso, come dire, per godersi il fatto di averlo pulito così bene. Uno spazzino normale, non lo spazzino premio Nobel per la pulizia, no, lo spazzino protagonista del film, no, uno spazzino normale. Una mia giovane amica che lavora
tra Napoli e New York. Ha incontrato un'altra mia amica, Marcel Padovani, una importante giornalista inviata in Italia del Nouvel Observateur, la giornalista che ha scritto insieme a Falcone cose di Cosa Nostra. E questa donna a un certo punto le ha chiesto, dice, ma parlando di lavoro, qual è la differenza che tu vedi tra Napoli e New York? Badate bene, io parlo di Napoli perché è la mia città, però ognuno di voi che pensi alla propria città, non pensate facilmente, dice, succede a Napoli, non succede dall'altra parte, perché non funziona così. Il gioco del lavoro ben fatto non funziona così, funziona in un altro modo, che ognuno di noi diventa responsabile, protagonista della parte di lavoro che vuole fare. Sapete che cosa le ha risposto questa ragazza? Al tempo aveva 25-26 anni. Le ha detto, quando vedo lo spazzino fuori casa a New York, vedo una persona sostanzialmente contenta che fa in maniera allegra il proprio lavoro. Quando vedo lo spazzino a Piazza del Gesù a Napoli, vedo una persona che si sente uno sfigato, scontento, triste. E guardate, questo non è un problema lo spazzino, non è che lo spazzino newyorkese è più, no. È che io ho lavorato, insomma, per un periodo di tempo significativo in Giappone. Il punto è che nei paesi dove il lavoro viene socialmente considerato, le cose funzionano diversamente. Naturalmente poi ci stanno le differenze, ci stanno i problemi, ci stanno anche lì i diritti da conquistare, conquiste sociali da fare. Però tu vivi in un paese tipo il Giappone dove chiunque fa qualcosa, per il fatto stesso di fare quella cosa viene rispettato. L'Italia invece è un paese che dà troppo valore ai soldi e troppo poco valore al lavoro, dà troppo valore a ciò che hai e troppo poco valore a ciò che sai e sai fare. E questa cosa qui va ribaltata per questi ragazzi, per queste ragazze, va ribaltata, perché un paese per funzionare ha bisogno di talento, di organizzazione e di contesto. Noi talento ce ne abbiamo tanto, organizzazione a volte sì, a volte no, dal punto di vista del contesto siamo inguaiati. Ma per questo c'è bisogno di voi, per questo c'è bisogno di ciascuno di voi, per questo non ha senso che state qui per ascoltare me, ha senso che voi state qui per fare insieme a me delle cose, poi lo vedremo alla fine con gli ultimi due articoli, diciamo, del manifesto, che ci permettono di cambiare le cose, di vivere una vita migliore, perché siamo proattivi, perché siamo positivi in questo discorso qui. Fare bene le cose, oltre che a essere giusto, fare bene le cose, oltre che a essere giusto, e qui viene l'aspetto più per me dirompente, perché parliamoci chiaro, voi tra 50 minuti state ad ascoltare il mio amico Raffaele Gaito, che è bravissimo, poi tra due ore state ad ascoltare un altro. C'è soltanto sulla bellezza delle cose che vi dico io, sulla piacevolezza delle cose che vi dico io, non funziona. Funziona se io riesco a convincervi che fare bene le cose conviene, è conveniente. E io vi faccio un esempio, per piacere, vabbè, io mo non lo so come si cucina il risotto alla milanese, quindi l'esempio non lo posso fare, però più o meno c'ho un'idea di come si fa la pasta e patata. Ci sa qualcuno di voi qui che sa fare la pasta e patata? Può alzare la mano se c'è. Ecco, lui sa cucinare la pasta e patata, poi dopo ci facciamo dire come la fa. Più o meno, per fare la pasta e patata, però seguitemi, perché questo è un punto importante, più o meno ci vogliono 20 minuti. E ci vogliono sempre, sempre, ci vogliono comunque 20 minuti, ci vogliono sempre l'acqua, la pasta, le patate, il fuoco, la pentola, il sapone per pulire tutta questa roba, l'acqua per pulire tutte le cose che sporchi, le spezie,
a seconda di quelle che piacciono, il sedano, altre cose, eccetera, eccetera. Ci vuole il tempo, i 20 minuti per farla e magari altri 20 minuti per togliere di mezzo tutte le cose che hai messo in moto per fare la pasta e patate. Scusate, ma che cosa dà tempo, dà valore a tutto questo impegno di risorse e di energie? Il fatto che quando ci mangiamo la pasta e patate, diciamo com'è buona questa pasta e patate, perché altrimenti abbiamo buttato l'acqua, la pasta, le patate, le spezie, il sapone, l'acqua e il tempo. Cioè, a fare la pasta e patate ed è la stessa cosa. Voi pensate ai danni che facciamo quando costruiamo un ponte e il ponte non regge. Ci vogliono delle persone. Ci è voluto più o meno lo stesso tempo, anzi spesso in questo paese ci vuole più tempo del necessario per fare quel ponte. Quando il ponte crolla è un problema. Pensate che cosa succede quando non andiamo a tagliare poi, come dire, ci stanno i piromani, eccetera, eccetera, però di fondo non ci sta una prevenzione sul sottobosco, eccetera, eccetera, per cui i boschi si incendiano. Cioè, pensate alle risorse che dobbiamo mettere in campo. Cioè, pensate perché davvero conviene fare bene la pasta e patate, fare bene il medico, fare bene l'insegnante. Pensate ai vostri figli, ai vostri fratelli più piccoli, a voi stessi. Che cosa vi succede quando trovate insegnanti, maestri, professori che non sono all'altezza? È un problema, ma è un problema enorme. È un problema che specialmente quando lo prendi a livello della scuola elementare ha delle ripercussioni importanti sul tuo futuro e sulle tue opportunità. L'ultimissima cosa, e ce lo sto facendo in 25 minuti, per piacere riswitcha col manifesto alla fine, l'ultimissima cosa è questa: fare bene le cose ha senso, è bello, è giusto, conviene ed è possibile. Ma naturalmente noi abbiamo due strade. Una strada è quella lì sociale, dove con tutti i mezzi che abbiamo, insieme a delle altre persone, con tutti gli strumenti, le associazioni, i sindacati, i partiti, quello che vogliamo, i movimenti, ci battiamo per migliorare le cose. Però il modo giusto per stare dentro i mille... Pablo Neruda ha scritto tante cose bellissime, ma ci sta una che mi piace particolarmente, che si intitola Siamo Molti. E nel fatto che noi siamo molti, nei nostri molti, è che io non chiedo a Raffaele di fare bene il suo lavoro. Prima cerco di fare bene il mio lavoro. Il primo punto dal quale partire è noi stessi. Perché se noi facciamo bene quello che dobbiamo fare, vi assicuro, insomma, ho 62 anni e 62.000 problemi, però se continuo a fare 120-130.000 chilometri all'anno è perché questa roba qui davvero ha senso. Cioè, dei bambini di 6 anni che tu vai in una prima elementare, all'inizio della prima elementare, non sanno leggere e scrivere, e per Natale invece di fare i pupazzetti di neve fanno i pupazzetti del lavoro ben fatto e ti chiamano il maestro del lavoro ben fatto. Cioè, è una cosa, soprattutto quando è in certi tipi di quartieri periferici e in certi posti dove non lo sanno che lavoro fa il padre e dove la madre nel migliore dei casi fa le pulizie a casa di altre persone. Questa roba qui a uno o due di questi bambini gli cambia la vita. E questa è una cosa, diciamo, importante. Una decina d'anni fa ho fatto un'inchiesta sulla dispersione scolastica. Io ho chiesto a dei ragazzi perché facevano i pusher, perché portavano la droga. Mi hanno detto che lo facevano perché gli davano 500... non mi ricordo, mi sembra 500 euro o 500.000 lire a settimana, 500 euro credo. Allora gli ho detto: ma che ti servono 500 euro a settimana? Mi hanno detto: mi devo comprare le Hogan e il Rolex. E allora io gli ho chiesto: ma perché ti devi comprare le Hogan e il Rolex? E questo ragazzino di 13 anni, 13 anni e mezzo, 14 anni, mi ha risposto: perché se non ho
le Hogan ai piedi e il Rolex al braccio, non sono nessuno. Guardate, non mi ha risposto perché mi piacciono, che nella sua assurdità sarebbe stata una risposta. Non mi ha risposto perché sono belle, che nella sua assurdità sarebbe stata una risposta. Mi ha risposto perché non sono nessuno, perché socialmente c'è una sovrapposizione della risposta alla domanda chi sono io con la risposta alla domanda che cosa ho. Ogni volta che io sovrappongo chi sono io con quello che posseggo, sto sulla strada per finire male. Questo, diciamo, è il discorso. Vai in fondo, per piacere. Gli ultimi due. Ecco, allora. Gli ultimi due articoli sono questi, ma io ve li dico perché veramente per me è molto importante, come dire, Sun Tzu, in una pagina bellissima di un libro che purtroppo si chiama L'arte della guerra, ma è un libro di vita straordinaria, ha scritto che le opportunità, quando le cogli, si moltiplicano. Io sto qui per cercare di moltiplicare le mie opportunità e la possibilità di moltiplicare le mie opportunità è legata a voi, è legata a ciascuno di voi. Vedete come finisce il manifesto. Siamo quelli del lavoro ben fatto e vogliamo cambiare il mondo. Io non ce la faccio per il giro mio. A 62 anni non ce la faccio per il giro mio. Ma io non sono nessuno. Voi pensate a uno che era Leonardo da Vinci. E per scrivere i codici atlantici l'ha dovuto scrivere con la mano sinistra nello specchio, perché ho pensato a uno, un mio compaesano come Giordano Bruno, che aveva visto sulla base del pensiero come era organizzato l'universo e per questo l'hanno messo sul rogo. Cioè, questa gente qui sono persone, non come me che sono piccolo. Queste persone qui ci hanno disegnato il futuro, ci hanno fatto vedere il futuro molti centinaia di anni prima che accadesse, eppure l'hanno fatto. Allora io non è che mi posso preoccupare, alla fine non faccio niente, vengo qui, sudo un po', faccio 130-140 mila chilometri all'anno, ma sono sciocchezza, nessuno mi mette sul fuoco, poi dopo sono contento, faccio un amico con qualcuno di voi, mi rivedo, insomma, alla fine faccio la vita che mi piace fare. Non è un problema, però noi dobbiamo lavorare così, siamo quelli del lavoro ben fatto e vogliamo cambiare il mondo. Nessuno si sente escluso, nessuno si sente escluso. Funziona come con i mattoncini della Lego, quelli come me riescono a fare poche cose con i propri figli. Io, una delle poche cose che ho, che ho un rimpianto forte, come forse capite, una delle poche cose che sono riuscito a fare è stato costruire astronavi. Io ho due figlioli, il più grande ce l'ha 34 anni, il secondo ce n'ha 21, e questi due ragazzi, a differenza d'età, ma tra di loro abbiamo costruito astronavi con la Lega. E come funzionano le astronavi? Che ognuno ci mette un pezzetto e ogni pezzetto è decisivo, perché se non ci metti ognuno il suo pezzetto, l'astronave non viene bella. Io vi ringrazio molto e spero tanto che abbiate un po' di voglia di interagire. Forza, chi vuole dire qualcosa? Quello lì che doveva dire della pasta e fagioli, forse preso dal timore, se n'è andato. Mannaggia. C'è qualcuno che vuole dire qualcosa? Forza, ecco, prego. Premetto che sposo al 100% tutto quello che ha detto, quindi è una ventata di aria fresca questo messaggio. Purtroppo però, per arrivare a riuscire in questo approccio, secondo me bisogna ripensare seriamente anche la nostra società. Siamo nella società del profitto. Il profitto oggi spesso si ottiene tagliando i costi, comprimendo i tempi, e il lavoro ben fatto senza risorse non si fa. Quindi siamo un po' fra l'incudine e il martello, anche volendolo fare a volte non ce lo fanno fare. Ci sta qualche altra domanda? Grazie assai.
Ma è un po' anche, diciamo, mi collego anche un po' a quello che ha appena detto. Sì, è vero, mancano le risorse, però probabilmente, e qui chiedo anche sul quale secondo lei è anche un po' la causa per esserci persi un po', perché forse un tempo non era così, no? Quindi forse una delle cause, dal mio punto di vista, al di là del tema delle risorse, è anche il come ci approcciamo. Cioè un po' non abbiamo più tanta voglia di fare fatica, no? Di fare sforzo. Il concetto della fatica me l'ha fatto venire in mente la direttrice della scuola di mio figlio delle elementari, che al primo giorno gli dice: noi insegneremo per prima cosa a fare fatica, no? Cioè ad usare l'impegno e a sforzarsi. Secondo lei è una causa, e magari ancora prima delle risorse ci serve quello, no? Una nuova, riabilitare questo skill, no? Che abbiamo un po' perso. Allora, la mia opinione è questa, perché naturalmente io ho bisogno di precisare questo, che il fatto che io sto di qua e voi state di là non significa che io abbia le risposte a tutte le vostre domande, perché altrimenti io farei il mago e non sono un mago. Però io ho una mia opinione forte che cerca di rispondere in maniera costruttiva alle cose che avete detto. Allora, innanzitutto c'è un discorso di punto di vista, ok? Di atteggiamento, come diceva anche adesso lei, come si chiama? Loredana, come diceva Loredana, di approccio. Voi, se poi andate un po' in giro sulle cose che ci stanno sul lavoro ben fatto, vedete che si ritorna spesso su questo discorso dell'approccio. Allora, ci stanno due tipi di approccio. Uno è che perché c'ho quello vicino a me che non fa nulla, io mi sento autorizzato a non fare nulla. Ed è un approccio che è molto diffuso, è quello lì, diciamo, come dire, prevalente. Anche a scuola, la mia piccola esperienza, tu trovi degli insegnanti, io ripeto, io lavoro dall'elementare all'università, di formazione sono un sociologo, lavoro per la Fondazione Giuseppe Di Vittorio, insomma queste cose stanno scritte sul sito, ma insomma sostanzialmente tra le cose che faccio ci stanno queste. Allora accade che tu c'hai un gruppo di insegnanti che sono degli eroi, c'hai un gruppo di insegnanti che sono bravissime, eroi ed eroine, bravissime e bravissimi, e poi c'hai un bel gruppo di insegnanti anche che stanno lì perché si fa l'una e se ne vanno, oppure perché poi hanno un lavoro privato da ingegnere, da architetto, e la cosa della scuola è la cosa per pigliare la pensione, ok? Ci stanno varie cose, naturalmente ci stanno. Ora, quello che fa la differenza è quello che sta in mezzo. E quello che sta in mezzo deve ritenere credibile una possibilità di cambiamento. Ora, per questo io parto dal fatto che, dovendo stare tutti i giorni, io faccio un esempio, perdonatemi se io faccio questi piccoli esempi, però con il concetto a volte ci metto troppo tempo. Il giorno che mio figlio, il secondo, ha fatto 18 anni, lui non ha voluto fare la festa, ha detto: mi aiutate, mi date dei soldi, io vado a fare un viaggio. Io sono stato contento, perché, ma non tanto per il suo viaggio, che io mi sono risparmiato la festa e sono stato felice assai. E così, come dire, con la madre, insomma, abbiamo fatto sacrifici, ma abbiamo messo assieme 1.000 euro, diciamo, da dare a questo ragazzo da investire in questo ragionamento di questo suo viaggio. Dopodiché mi sono seduto e ho detto: Ricca, ma ok, tu ti fai questo viaggio, però tu l'anno prossimo finisci il liceo e tu iscriverai ingegneria. Ora tu devi pensare a una cosa, che una volta che ti sei preso questa laurea, che non è semplice, e a me se non concesse che trovi un posto di lavoro, che non è semplice anche per gli ingegneri, è un po' più facile rispetto ai sociologi come me, ma non è semplice, comunque tu magari per 40 anni... per forse prendere una pensione devi fare quel lavoro. Ora, se tu lavori contento, come papà, che sta stanco, prima di cominciare mi sono tolto il busto perché ho un mal di schiena che non posso stare in piedi, tengo, come vi ho detto, 60.000 problemi legati all'età, però io sono contento perché faccio quello che mi piace, anche se lavoro tanto, però faccio quello che mi piace. Se tu fai un lavoro che non ti piace, che non sei contento, è un problema. Ora però, aggiungo, lui fino a qui naturalmente questa era la parte più facile, però ho detto:
facciamo adesso, e lì sono tornato a Primo Levi, che tu fai un lavoro che non ti piace, ma fino a quando tu non trovi un altro lavoro migliore che ti piace, o non lavori, se stai nella possibilità di non lavorare, ma se lavori te lo devi far piacere, ma non per il tuo capo, per la tua presida, ma perché se no lavori come un dannato, e non si può lavorare come un dannato. Allora, con questo approccio qui, io ripeto, vi assicuro, delle cose cambiano. Cioè, le persone che lavorano con me, c'era un ragazzo che mo fa una cosa bellissima, Casa Surace, magari i più giovani li vedete queste cose, insomma fanno 7 milioni di visualizzazioni alla volta, eccetera, eccetera. Questo qui a un certo punto si voleva si voleva prendere la laurea con 110 e lode. Tra le cose che doveva fare lui e tra le cose che faceva con me, stava 14-15 ore al giorno a lavorare. A un certo punto è venuto da me, lui aveva allora 26 anni, mi ha detto 24 anni, no, quale 26. È venuto da me e mi ha detto: Vincenzo, io non ce la faccio più. Tu mi devi dare un consiglio perché non ce la faccio più. Io l'ho guardato, l'ho abbracciato. Noi napoletani ci abbiamo questa cosa, abbiamo bisogno pure, insomma, mi sono abbracciato, ho detto: addio, ti voglio bene. Però l'unica cosa che puoi fare è devi alzare l'asticella del dolore. Cioè tu adesso soffri a 15 ore, portala a 17 ore e arriva fino a 17 ore che tu non soffri. Quando arrivi a 17 ore cominci a soffrire. Quando arrivi a 17 ore e soffri, se non ce la fai, o togli di mezzo qualcosa, o il 110 e l'oto, o il lavoro con me, e lo puoi fare, fai una scelta e te ne assumi le conseguenze, oppure hai spostato la scisella a 18 ore, perché guarda, non ci sta un'altra possibilità, devi andare da Silvan, dal mago, quello il mago, il divino Telma, fa le cose, ma tu non puoi fare diversamente, o togli di mezzo delle cose, o fai così. Io quando sto per finire un libro, sto per scrivere una cosa, eccetera, io per un mese e mezzo, ancora adesso alla mia età, riesco a dormire tre ore e mezza di notte. Quando vado a dormire a mezzanotte e mi alzo alle tre, vi assicuro che i primi 20 minuti mi insulto. Adesso naturalmente io non ripeto qui gli insulti perché altrimenti mi tagliano, ma io mi insulto sul fatto che non è che vendo i best seller, non è che ci faccio i soldi, che alla mia età potrei fare una vita molto più comoda, che potrei aspettare di andare in mezzo, cioè io mi insulto per 20 minuti. Quando ho finito gli insulti mi siedo e comincio a lavorare, ma funziona così, fin quando ce la faccio, ogni tanto non ce la faccio e dirò stamattina niente insulti, si torna, però di solito ce la faccio. Questo ragazzo qui, Alessio Strazzullo, è un modo anche per salutarlo, si è laureato con 110 e lode, ha messo in piedi una casa di produzione, sta andando fortissimo, stanno facendo delle cose bellissime. E questo si collega alle cose che diceva lei, la fatica. Alla base c'è sta la fatica. Ora, lei invece come si chiama? Savino? Saverio, come diceva il signor Saverio invece, Il discorso qual è? È che indubbiamente l'aspetto che dicevo prima di sistema ci penalizza, cioè ci fa triplicare lo sforzo. Cioè se uno di loro fa una start-up negli Stati Uniti, se è una buona idea, trova immediatamente degli investitori che ci mettono dei soldi. Se la fa qui, deve faticare molto di più per trovare degli investitori. Quando vado in giro, quando arriva un europeo, in particolare un italiano, e parla che ha avuto 200.000 euro, tutti quanti, 200.000 euro, perché tutti quanti vivono sui 60, 70, 80, 100.000 euro, eccetera. Poi viene il turno dell'americano e dice: io come primo step ho avuto 3 milioni di dollari di finanziamento, ma sto in trattativa. Naturalmente fare una startup con 200.000 euro, portare avanti i progetti, è una cosa. Fare la startup con i progetti di 3 milioni di euro, 3 milioni di dollari, è un'altra cosa. Ora il punto è sempre quello. È complicato, per noi è più complicato che mai, però le possibilità vere, Saverio, mi permette di rivolgermi, che abbiamo sono solo due, la terza non c'è. O ci rassegniamo, è nel nostro diritto, è nel diritto di ciascuno di noi, cioè non è che siamo tenuti, non è che siamo arruolati.
Però, come dire, oppure noi cerchiamo di lavorare per cercare di spostare. Io purtroppo, e lo dico con sincerità, diciamo purtroppo sono ateo, come dire, però io sono un appassionato studioso di religioni e le ho studiate un po' tutte e ho trovate un po' in tutte le religioni delle cose che mi hanno aiutato tanto nella mia vita. Nel Talmud, per esempio, ci sta questa cosa che dice salvane uno e avrai salvato l'intera umanità. Io la trovo bellissima perché mi aiuta tanto, perché certe volte su 200 tu ne recuperi uno. E naturalmente se vai con un approccio quantitativo ci sta da dire vatti a fare il bagno, sto anche in dei posti che è vicino, c'ho un bel mare, vado a fare dei bei bagni e dice riposati. Però se tu hai l'approccio che vuoi stare sul punto, il discorso cambia e funziona. E funziona perché certe cose cambiano. Voi pensate che intorno a questo manifesto, in maniera del tutto spontanea, su questo pezzo qui non ci sta niente di organizzato, ci stanno migliaia di persone che portano in giro, che mi invitano, mo anche il 25 agosto sarò a Foz di Novo, in Liguria, cioè ci stanno continuamente cose che crescono perché le persone, dopo un periodo lungo, nel quale c'era anche questo, che chi lavorava era quasi uno sciocco, perché quello lì buono è quello che c'ha i soldi. Fin quando non l'arrestano, badate bene, che viene rispettato anche se lo fa, se li fa con la droga i soldi, anche se li fa con l'abusivismo edilizio, anche se li fa in qualunque modo. E questo è un problema grande, è un problema grande di sistema, come dice Saverio, di questa società. Però noi questa roba qui la dobbiamo cambiare dall'interno, perché non ci possiamo rassegnare al fatto che questi ragazzi se ne vanno fuori, che questi ragazzi qui non trovano delle possibilità. È un investimento che facciamo. Però sempre mio padre, che davvero era un grande, a Napoli si dice una noce nel sacco non fa rumore, ma tante noci assieme sì. Ci sta qualcuno? Abbiamo altri 3 minuti, un'altra domanda, prego. Un microfono per la signora. Io volevo sapere qual è l'atteggiamento che tipo, cioè qual è la forza che le dà, il pensiero che le dà la forza di svegliarsi comunque alle 3 di notte e di fare, diciamo, quello che, diciamo, il lavoro bene. Cioè qual è l'incentivo? Allora, quello che la ringrazio tanto, quello che mi dà la forza è l'amore che metto nelle cose che faccio. Questo che mi dà la forza è l'amore che metto nelle cose che faccio. Quello che me lo fa fare è l'abitudine. Io naturalmente sbottono un solo bottone, naturalmente, della mia camicia. Però quando io ho sbottonato la prima volta una camicia, sbottonarle e abbottonarle è stato un problema. Adesso lo faccio parlando con voi, guardandovi negli occhi. La prima volta che da bambino mi hanno insegnato ad allacciarmi le scarpe, ognuno di noi, quelli là che hanno figli piccoli lo sanno, quelli là che sono vicini a quando sono stati piccoli se lo ricordano. Tira il laccetto destro a mamma o a papà, tira il laccetto sinistro, metti il didino in mezzo, fai la nocchetta, tira fotte fotte, che poi si fa pure questa voce da, diciamo, da cretinetto, no, tira forte forte. C'era, io l'ultima volta che sono stato in Sicilia, 2 bambini francesi, la mamma glielo stava facendo fare a tutti e due da soli, uno c'è riuscito, un altro no, quello che non c'è riuscito ha cominciato a piangere talmente forte, talmente di continuo, che io in maniera affettuosa e con una risata con la signora francese ho evocato Erode e le, diciamo, come dire, le qualità di Erode, ok? Perché talmente che non la finiva, perché a quell'età è un problema. Adesso che sono passati 4-5 anni, quel bambino lì, se noi lo incontrassimo qui, mentre corre si allaccia il laccio. Perché? Perché si è abituato. Io vi giuro, cioè io sono normale su una cosa, abbastanza bravo su un'altra e sono abbastanza subnormale su tutto il resto.
e vi assicuro che quando uno impara, si abitua a fare bene le cose, gli viene. Nessuno di voi, tagliando la buccia di una mela, si porta via pure il dito, e non si porta via neanche mezza mela, si porta via la buccia della mela. Mentre fischietta, mentre canta, mentre fa qualunque cosa, mentre ci facciamo la barba, pensiamo a 100.000 cose, non c'è problema, ci si abitua. La cosa più bella, e la ringrazio davvero tanto, quello che ti muove è l'amore per quello che fai, quello che ti sostiene è l'abitudine. Abituatevi, lo dico soprattutto ai più giovani, a fare bene quello che vi dovete, che dovete fare. Qualunque cosa voi dobbiate fare, e voi vivrete una vita migliore, perché vi verrà bene, perché a farlo bene o a farlo male è sempre la stessa cosa. E allora tanto vale farlo bene. Vi ringrazio ancora tanto.